Passiamo ora al nostro secondo, che è davvero semplicissimo, ci vogliono 5 minuti, non di più. Ci serviranno due fettine di vitello belle sottili, delle fettine di prosciutto crudo, 2 o 3, della salvia, sale, burro e un pochino di farina. Facilissimo, prendiamo le nostre fettine di vitello e le mettiamo così nella farina, in questo modo. Dovranno essere infarinate solamente nella parte di sotto. Ah, ho sporcato tutto. E vabbè, siamo nella nostra cucina, tutto è possibile. Prendiamo le fettine di prosciutto e le adagiamo in questo modo. La salvia, che darà un profumo unico a questo piatto, andiamo a fermare con degli stuzzicadenti. Così. Io ne metto un paio di foglioline. Da fermare sempre con lo stuzzicadenti. Ecco qui. La fettina è pronta, ora andiamo a preparare la nostra padella che mettiamo sul fuoco. Facciamo sciogliere un po' di burro. Il burro è pronto, non bisogna farlo bruciare. Abbassiamo un pochino la fiamma e andiamo ad adagiare le nostre fettine di vitello. La cottura è breve, ci vorranno circa 5 minuti. Io ho alzato anche un pochino la fiamma nel frattempo. E la farina farà fare con il burro un po' di sughetto che dopo andremo a mettere sui nostri salti in bocca. Minuti per cuocere le nostre fettine e non c'è bisogno di girarle. Le nostre fettine sono pronte e andiamo ad impiattare. Eccole qui. Tolte le fettine, mettiamo nel sughetto un altro pochino di burro, qui in padella, che lasciamo cuocere per giusto qualche minuto. Va, uno o due, non di più. Così si fa una bella cremina da andare a mettere sulle nostre fettine. Il nostro sughettino fatto con la farina, il burro e un pochino di salvia spezzettato è pronto e lo mettiamo sulle nostre fettine, sui nostri saltimbocca. Guardiamo con un po' di salvia il nostro piatto. Prima di servire togliamo gli stuzzicadenti perché tutto ciò che non si mangia non va lasciato nel piatto. Ed ecco a voi, salto in bocca alla romana. Per i saltimbocca alla romana abbiamo bisogno di due fettine sottili di vitello, due fettine di prosciutto crudo, 4 foglie di salvia, 2 cucchiai di farina e circa 50 g di burro. Ed ecco a voi il nostro menù, dall'aperitivo al secondo piatto. Siamo partiti con le polpettine di zucchine fatte con la ricotta che ci ricordano un po' gli aperitivi in piedi a Trastevere o tra i vicoli della città di Roma, la nostra regina, la carbonara, e i saltimbocca alla romana. Io spero che il mio menù vi sia piaciuto, potete rivedere tutte le mie ricette sulle pagine Facebook ed Instagram, La Cucina di Casa Paturzo, e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!